piacciono i nostri video, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Grazie. Un buongiorno a tutti cari amici, siamo carichi e pieni di entusiasmo per il nostro nuovo viaggio che ci porterà a giugno in 2024 in Spagna. Non abbiamo ancora deciso la data esatta della partenza, ma la scaletta è quasi definitiva. Quasi, perché molto probabilmente ci sarà qualche scurtatoio strada facendo. Percorreremo quasi esclusivamente strade non a pagamento, dato che i costi delle autostrade italiane e i rifornimenti sono troppo alti. Risparmiando questi soldi, mangeremo e dormiremo per 2 giorni in Spagna. La prima tappa la faremo in Francia, a Isola, passando per il Passo Tesina, percorrendo circa 617 km in 10 ore e mezza, per poi ripartire il giorno successivo percorrendo le gole di Charles e le gole del Verdon. Arriveremo a Carcassonne, nella nostra seconda tappa, dopo circa 545 km e 9 ore e mezza di viaggio. Carcassonne è un bellissimo paese medievale cintato, posizionato in una collina molto oceanografica nel sud della Francia, dove ci fermeremo un giorno per scoprire la sua storia e i suoi borghi. Il quarto giorno partiremo da Carcassonne, ci dirigeremo nel punto più est della Spagna, al faro del Cap de Creus, per poi imboccare la strada nazionale numero 260, la strada panoramica dei Pirenei, lungo la quale faremo una pausa dopo circa 312 km e 6 ore di strada. La strada panoramica dei Pirenei, la N260, ci porterà il quinto giorno nel deserto del Navarra, dopo circa 550 km e 10 ore di strada. Una volta attraversato il deserto, il sesto giorno, passando velocemente per Pamplona e San Sebastian, arriveremo a Bilbao e qui andremo a mettere le chiappe a mollo nell'Oceano Atlantico dopo circa 300 km, 3-4 ore di strada, e faremo pausa di un giorno anche per visitare il Museo Guggenheim e la zona di Bilbao. L'ottavo giorno partiremo da Bilbao e costeggeremo l'Oceano Atlantico. Arrivati a Guion, scenderemo in direzione Portogallo, facendo una pausa dopo 750 km e circa 9 ore di strada, a Santa Maria del Páramo, da dove il nono giorno andremo a Porto. Scenderemo verso Fatima e ci fermeremo in zona Lisbona dopo 630 km e 7 ore di strada. Qui, in zona Lisbona, ci fermeremo per un giorno per visitare il luogo più occidentale d'Europa e a Lisbona per vedere la torre di Belém, che non so se è Belém l'attrice o Belém qualcun altro, e il monumento alle scoperte, e perché no, andare anche in spiaggia. Da qui l'undicesimo giorno, guidando per circa 640 km, 9 ore circa di strada, scenderemo verso Tarifa, Gibilterra, che è il punto geografico più a sud d'Europa, e quindi andremo a vedere l'Africa da distante e faremo un giro in spiaggia tra il mare di Alboran, che è la parte più occidentale del Mar Mediterraneo, e l'Oceano Atlantico. Dopo 13 giorni e una tratta di 550 km e 5-6 ore di viaggio, arriveremo a Cartagena, una bellissima città iberica in stile romano. Dopo una visita veloce, il giorno dopo partiremo per Barcellona, una perla della Spagna, guidando per 625 km circa, 6 ore di strada, andremo a vedere la Sagrada Famiglia e altri luoghi interessanti. Da Barcellona faremo una tappa a Nizza per poi andare a casa, sperando nel meteo che ci regali belle giornate. Comunque, strada facendo, decideremo di fare magari soste più lunghe e rimanere anche un giorno o due in più in base agli impegni lavorativi e i costi da sostenere durante il viaggio. Ringraziamo tutti coloro che ci seguono e che ci seguiranno e che ci danno sostegno morale nei commenti. A presto. A presto a tutti. Ciao.